Salve a tutti, oggi vi mostro un refretting iniziato stamattina. Ecco qui, non so se la camera riesce a inquadrare per bene, però diciamo che a occhio si vede meglio, però qui per vedere l'allineamento dei tasti. Ecco, più o meno. Allora, andiamo a vedere qualche dettaglio. La tastiera in palissandro è stata comunque nutrita con dell'olio, perché nei 30 anni di onorata attività è una chitarra che io ho venduto a un mio allievo, quindi i tasti andavano purtroppo sostituiti perché la rettifica non risolveva i problemi dell'appiattimento. Qua andiamo a notare i dettagli della stondatura, che adesso vi spiego che cos'è la stondatura. Ecco, vado piano perché sennò ci viene il mal di testa. Allora, praticamente la stondatura è l'arrotondamento della fine del tasto, per far sì che quando il chitarrista suona non abbia fastidi al tocco sotto. Ok? Questi tasti sono stati inseriti e poi non sono stati rettificati. Per quale motivo? Perché, come poi ho fatto stamattina, ho messo delle foto, la tastiera è stata preparata in modo alquanto dritta, per far sì che poi i tasti, quando vengono inseriti nell'apposito slot, il taglio sarebbe, scendono all'interno senza alcuna resistenza. Ok? Allora, da che cosa te ne accorgi se malauguratamente hai fatto sostituire i tasti e i tasti sono stati rettificati? Poi, perché quando vengono rettificati i tasti, una parte di materiale, un buon 20-30%, viene tolto, e quindi cioè, i tasti non sono più nuovi, sono stati rettificati. Come te ne accorgi? Ti ne accorgi che guardando la corona, che sarebbe questa curvatura, vedi, del tasto, da sopra non noti niente, perché con questa lima, dopo aver allineato tutti i tasti, con questa lima rifai la ricoronatura. Vedi, è svasata dentro questa lima, cioè questa qua taglia così, va bene? Mediante un procedimento che poi ho fatto anche qualche video su YouTube, lo puoi andare a vedere, della rettifica. Te ne accorgi mettendo di taglio il manico e vedi che qua alla fine alcuni tasti che sono stati rettificati risultano qua in questa zona più piatti, perché tu quando passi la lima sopra, la lima non tocca tutti i tasti, tocca quelli che escono fuori, quelli che stanno sotto resta la ricoronatura quasi intatta, per cui quando tu vai a fare questa limatura e abbassi i tasti, qua ti troverai praticamente con una parte appiattita, cioè diciamo molto più bassa rispetto agli altri, allineata ma più bassa. Poi puoi notare qua, vedi, la chiusura degli slot. Ci tengo tantissimo alla chiusura degli slot per un fatto estetico e a dimostrazione che nel refretting ci viene messa molta passione e diciamo precisione. Ecco, vediamo anche dall'altro lato. Allora, vedi tutti gli slot chiusi. Ecco. Fino alla fine. Ok. E questo è il manico, diciamo, finito. Non mi voglio dilungare perché sennò diventa troppo lungo il video. Saluti a tutti.